Salve a tutti, sono Shane e sono qua per girare il video tag del Cineclub Poracci con Barbie Zanax, appunto registrato da lei, quindi per rispondere a questo video tag. Cominciamo subito perché ci sono tantissime domande, quindi cominciamo. Il film che segretamente ami ma di cui ti vergogni? Una sola parola, anzi, quattro parole, come tu mi vuoi. Il film che tutti idolatrano ma che tu hai odiato. Io odio in particolar modo un genere cinematografico che è il genere western, quindi come il buono, il brutto e il cattivo non mi piacciono, quindi sicuramente tutto il genere western no. Il film che ti vergogni di non aver visto. Allora, di cui mi vergogno di non aver visto sicuramente il grido di Antonioni. Ne ho visto soltanto qualche pezzo, ho studiato alcune scene perché appunto per l'università, ma non ho mai visto tutto il film per intero, quindi sicuramente quello è un film che voglio recuperare. Il film più malato che hai visto? Decisamente il film più malato che ho visto è Funny Games, che è un film che mi ha lasciato abbastanza il segno. Un film che avresti voluto vedere, ma alla fine non l'hanno fatto più. Non ci sono film che mi aspettavo e che non hanno più prodotto, quindi no, non riesco a rispondere a questa domanda. Miglior film da vedere in compagnia? Sicuramente tra i film che secondo me sono i migliori da vedere in compagnia, ovviamente in base alla compagnia, film molto leggeri, di commedia allegra, pure gli splatter, anche qualcosa di divertente da vedere tutti insieme. Se attraverso un gruppo di amici c'è ancora gente che non ha visto classici Disney, sicuramente i classici Disney che devono essere sicuramente visti. Posso fare un film per ogni genere? Allora, tra i classici Disney da vedere assolutamente in compagnia La spada nella roccia. In compagnia tra le commedie, questo è un po' più easy. Julie and Julie, Julie and Julia, Julie and Julia, comunque quello lì, molto carino. Tre film in compagnia da vedere del genere, diciamo, splatter. Grazie al suggerimento del titolo che non mi ricordavo, Metapina, dal mio amico Lucio, che saluto, spero che mi guardi. Ciao! Severance taglia il personale. Top. Quello l'abbiamo visto insieme e ci siamo super divertiti, quindi sicuramente quello. Miglior film da vedere da soli. Bisogna capire bene che cosa significa vedere da soli, nel senso, io preferisco vedere film da sola, stesso che sono film che mi mettono tra virgolette in imbarazzo se sto con altre persone. E quindi per dirigo, ad esempio, film molto commoventi che so che mi faranno sicuramente piangere e che quindi preferisco guardare da solo, così che gli altri non assistono alla mia situazione emotiva. Quindi film super strappalacrime, per me è un film super strappalacrime, è L'uomo bicentenario, che preferisco vedere decisamente da sola. Un film che ti ha segnato l'infanzia. Quando ero piccola non guardavo tantissimi film, nel senso di con persone reali, ma ero più propensa a vedere cartoni animati, quindi per me i classici Disney hanno segnato la mia infanzia. E sicuramente quello che mi ha più segnata è stata Bambi. Questo è uno dei classici che ho visto con più difficoltà, non riuscivo ad accettare la storia e quindi sicuramente quello. Film di cui non hai mai visto l'inizio o la fine. Allora, io non amo vedere film a metà o film già iniziati, però posso dire che è un film di cui non ho visto la fine perché non sono riuscita a finirlo, è 8 e mezzo di Fellini. Quel film io sono che dura per me un'eternità, non so neanche quanto dura in realtà, perché non sono riuscita a finire completamente il film. Sono arrivata a tre quarti, poi non ce l'ho più fatta e non l'ho voluto più recuperare perché non mi ricorderei più cosa è successo prima, quindi non saprei più dove sono arrivata, quindi insomma quello non sono riuscita a finirlo.
Un film che ti ha influenzato da grande. Da grande, sicuramente uno dei miei film preferiti, anzi il mio film preferito che mi ha influenzata, è sicuramente L'attimo fuggente. Per me è un film fondamentale, ho imparato a memoria tutte le poesie che vengono citate, leggevo tutti i film. Scusate. Leggevo tutto quello che riguardava appunto il film, ho iniziato a leggere foglie d'erba grazie a questo film, a conoscere Walt Whitman, insomma sicuramente L'attimo fuggente. Se la tua vita fosse un film, quale sarebbe? Allora, la mia vita attuale, se fosse un film, sarebbe Laureata. E adesso? Non dico nient'altro. Un film che ti ha lasciato, che non ti ha lasciato niente. Allora, l'ho visto ultimamente, l'ho rivisto ultimamente, anzi, ed è sicuramente Solo a catinelle. No, Cado dalle nubi. Solo a catinelle ancora non l'ho visto e non so se riuscirò a vederlo. Comunque, Cado dalle nubi. Non che non mi piacciono i film comici italiani, perché mi piacciono i film con Giovanni e Giacomo, non tutti i primi. Sono una fan di Ficarra e Picone, miei conterranei, per cui. Ma per esempio quel film non mi ha lasciato niente, non mi fa ridere, non mi lascia totalmente indifferente, quindi no. Un film che rivedresti ora. Io sono una persona che rivede film in continuazione, in loop continuo, potrei vedere lo stesso film sera dopo sera dopo sera. È sicuramente un film che vedrei ora senza troppe pretese, che non mi annoierebbe sicuramente. Sistratte, il primo, anche se il secondo mi piace allo stesso modo, ma il primo secondo me rimane imbattibile. Un film che sconsiglieresti sempre? Sconsiglierei ad esempio I soliti idioti, perché per me quello non è neanche classificabile in realtà come pellicola cinematografica, quindi secondo me film da sconsigliare assolutamente. Al cinema da solo in compagnia? Al cinema decisamente in compagnia. Che genere ti piace? Uno dei generi che mi ha affascinato di più è, infatti ci ho lavorato per la tesi, è il noir americano degli anni 40, quindi quello sicuramente è uno dei generi che prediligo. Sembra un po' strano, ma in realtà mi piace molto, è comunque anche il noir contemporaneo. Diciamo che i noir contemporanei, se di noir si può parlare, sono il mio genere preferito. Un esempio tra questi, il Fight Club, se di noir si può parlare con il Fight Club, oppure Shutter Island, quindi thriller anche di quelli che potrebbero essere definiti attualmente anche thriller di tipo più psicologico. Il film che ti ha fatto più piangere. Il film che mi ha fatto più piangere. Ce ne sono tanti perché io piango molto facilmente, però come ho detto prima, un film che mi ha fatto piangere tantissimo è L'uomo bicentenario, ma ci sono i film dove si vedono i cani che soffrono, che comunque a un certo punto muoiono. Cioè, ok, quelli mi uccidono, quindi diciamo che per dare un titolo io e Marley. Marley? No, questo film, anche questo, mi ha fatto piangere tantissimo. Un film da non guardare mai prima di andare a letto. Io non amo guardare film di guerra prima di andare a dormire perché mi influenzano parecchio, mi trasmettono un senso di angoscia molto forte, per cui di notte poi comincio a fare incubi, quindi sicuramente film di guerra, uno tra tutti, Salvo del soldato Ryan. Ma anche ad esempio film dove la guerra non è proprio il tema protagonista, il tema centrale, ecco, ma comunque c'è. Sono storie ambientate durante la guerra, anche quelli un poco, sono più tollerabili per me, ma anche quelli molto difficili da vedere prima di andare a dormire. Film da guardare abbracciati di fronte al caminetto. Non so che cosa si intende in questo senso. Io non ho un film prediletto, perché io e mio fidanzato non riusciamo a guardare ad esempio insieme commedie romantiche, ma soprattutto perché a lui non piacciono, quindi forse quelle che potrebbero essere i film consigliabili da vedere in due con romanticherie varie, no. Però un film che si potrebbe definire di questo tipo, Kate e Leopold, ecco,
Leopold. Quale film cancelleresti dalla storia? Questo è difficile perché secondo me anche i film peggiori devono rimanere nella storia, proprio perché bisogna sempre avere l'esempio di quello che non bisogna fare. Quindi se dovessi cancellare un film, cancellare forse quello che dicevo prima, secondo me non è definibile film, come appunto sono ad esempio i vari film sui soliti idioti. Quale tra tutti i film salveresti per i posteri? Un film che mi è piaciuto tantissimo, che secondo me deve essere visto da tutti, tutti per i posteri, non posteri per tutti, è Casablanca. Casablanca è un film cult, sembrerà una cosa scontata, ma io conosco gente che non lo ha visto, e quindi sicuramente è un film che conserverei in una cassaforte per sempre, non dovrebbe essere mai indimenticato. Che film andresti a vedere oggi? Allora, non so che cosa sia uscito di interessante adesso, nel senso, i film che sono usciti o che comunque sono usciti questa settimana non mi hanno fatto impazzire, però visto che non l'ho ancora visto, probabilmente oggi andrei a vedere i Minion. Qual è stato l'ultimo che hai visto? Ho visto giovedì, questo giovedì ho visto i Fantastici 4, senza i. Ho visto Fantastici 4 e non ho altro da dire. Da quale film sei fuggito prima della fine? Allora, sono fuggita non perché non mi piacesse il film, ma anzi, su 2 volte sono fuggita fuori da un cinema. Una volta ero molto piccola ed era un film su Asterix e Obelix, di cui non mi ricordo adesso quale dei tanti episodi. Comunque era un cartone, il cartone animato di Asterix e Obelix, e sono fuggita perché stavo male, avevo la febbre e sono voluta andare via. L'ultimo invece di cui mi ricordo è Dracula Untold, che infatti non ho avuto più neanche la curiosità di andare a vedere, perché stavo appunto male, sono fuggita, sono andata via, non sono rientrata neanche più al cinema. Il finale che non ti saresti mai aspettato. Qua è difficile perché ci sono diversi film che mi hanno tenuto un po' diciamo non col fiato sospeso, ma che mi hanno stupita alla fine. Tra gli ultimi che ho visto, Gone Girl, che non avendo letto il libro precedentemente, mi ha lasciato molto stupita perché veramente non riuscivo a capire quello che stava succedendo durante il film. Sicuramente, come anche aveva detto Barbie Xanax, Il Sesto Senso, perché quello secondo me è uno dei film con i colpi di scena finali più eclatanti e top della storia del cinema. Beh, questo direi che sono questi due film che mi hanno più di altri, mi hanno lasciato un po' sospesa e quindi non sapevo effettivamente cosa aspettarmi alla fine. Bene, il video è finito, le domande erano tantissime, questo è il mio primo video, quindi perdonatemi se sono stata un pochino balbuziente, barra dislessica, barra non so quello che dire e che fare. Spero che mi seguiate, se volete iscrivetevi al canale, cercherò di postare più video possibili perché il canale è appena nato, quindi ho tantissime idee. Niente, spero di vedervi presto e spero di riuscire a registrare presto un nuovo video e alla prossima! Ciao!